Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il TG News 24, edizione in diretta delle 12. Andiamo a dare un'occhiata al sito dell'agenzia ANSA per le ultime notizie di questa mattina. Il sito pubblica in apertura la fine del rave party nell'area tra il Viterbese e la Toscana, nel Viterbese, fra il Lazio e la Toscana. Adesso non c'è più nessuno, finisce il rave, liberata l'aria. Abbiamo anche le immagini dell'agenzia dell'aria lasciata dai partecipanti. Andiamo a vedere se siamo pronti con la regia. Eccola qui, molti, molti rifiuti che sono stati lasciati in zona. Questa zona dal 14 di agosto ha visto la partecipazione di oltre 4.000 giovani a questo rave party non autorizzato e è intervenuta la questura di Roma e successivamente c'è stato poi l'intervento anche da parte del Ministero. Sono state identificate 2.000 persone. Ricordiamo che purtroppo questo evento verrà ricordato anche per la tragica scomparsa di un 25enne che era tra i partecipanti e si indaga per accertare le cause della morte del giovane. Ha parlato anche il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, rilevando che la ministra Lamorgese ha mantenuto l'impegno preso di liberare l'area e l'intervento delle forze dell'ordine nelle prime ore della mattinata, secondo la questura, non si registrano in ogni caso criticità. Rimaniamo sull'agenzia ANSA per vedere altre notizie, notizie che arrivano anche dall'OMS e se vogliamo è una notizia clamorosa questa perché proprio mentre negli Stati Uniti si sta per partire con la somministrazione della terza dose, in particolare agli immunodepressi, tra un attimo vedremo il servizio, dall'OMS arriva invece una raccomandazione per il no alla terza dose perché bisogna dare priorità per proteggere tutti e per proteggere quelle popolazioni che ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose. Al momento i dati non indicano il bisogno di una terza dose, lo ha detto in una conferenza stampa Soumya Swaminathan, direttore scientifico dell'OMS, secondo cui la priorità al momento deve essere quella di aumentare le coperture nei paesi che ancora non hanno avuto accesso ai vaccini. Secondo l'esperta, iniziare con il booster con buona parte del mondo ancora non immunizzata potrebbe essere addirittura controproducente. Ci opponiamo fermamente alla terza dose per tutti gli adulti nei paesi ricchi, perché non aiuterà a rallentare la pandemia. Togliendo dosi alle persone non vaccinate, i booster favoriranno l'emergere di nuove varianti. La posizione è stata ribadita da Bruce Aylward, un altro esperto dell'OMS, che ha detto ci sono abbastanza vaccini per tutti, ma non stanno andando nel posto giusto al momento giusto. Due dosi devono essere date ai più vulnerabili in tutto il mondo, prima che i richiami vengano dati a chi ha completato il ciclo. E siamo ben lontani da questa situazione. Le dichiarazioni sono arrivate poco dopo l'annuncio da parte del presidente americano del piano per dare la terza dose per gli adulti a partire dal 20 settembre, durante il quale gli esperti del CDC hanno affermato che i dati confermano un calo dell'efficacia delle due dosi con il passare dei mesi. E allora vediamo il servizio dell'ANSA che ci riassume quello che sta per succedere negli Stati Uniti, cioè terza dose del vaccino. Via libera dell'amministrazione Biden al richiamo del vaccino anti-Covid. La distribuzione su larga scala delle terze dosi partirà dal prossimo 20 settembre ed è raccomandata dopo 8 mesi dalla seconda dose. La priorità sarà data alle persone più fragili, dunque anziani, malati e persone con il sistema immunitario debole. La svolta è stata annunciata dai vertici delle autorità sanitarie statunitensi nel giorno in cui si è preso atto di un dato più che preoccupante. Nella giornata di martedì è stata superata la soglia dei 1.000 morti in sole 24 ore a causa del coronavirus. Mai così tanti dallo scorso aprile, quando la curva dei decessi era già in discesa, mentre ora, soprattutto a causa del diffondersi della variante Delta, torna ad impennarsi. Nel dettaglio, i decessi nella giornata di martedì sarebbero stati 1.017, circa 42 ogni ora, con una media adesso di 769 morti al giorno.
giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti sale così a oltre 620.000, mentre il numero complessivo dei casi di contagio vola verso i 3 milioni. E ancora sui vaccini, sentiamo le dichiarazioni rilasciate a Udinese TV ieri dal professor Matteo Bassetti su cosa possono rappresentare i vaccini anche dal punto di vista del costo che la sanità deve sopportare, per esempio per ogni ricovero in terapia intensiva, dove si arriva a parecchie migliaia di euro per ogni ricovero a fronte di 15 euro poco più del costo di una dose del vaccino. Sentiamo Matteo Bassetti. Alla fine, se noi avremo un mondo fatto di gente vaccinata, ma a me potrebbe anche non interessare più fare dei tamponi, perché che cosa mi interessa sapere se nel naso hai o non hai il virus nel momento in cui so che la popolazione, la maggioranza della popolazione, è coperta per le forme gravi? Cioè, questo è quello su cui credo dovremmo tutti noi cercare di far cambiare anche idea a quella fetta importante che abbiamo ancora in Italia del 20-25% che sono scettici sui vaccini. Dobbiamo cercare di convincerli e evidentemente se il nostro convincimento, i nostri argomenti non sono sufficienti, è chiaro che la politica dovrà prendere una decisione. E la decisione è quella che, siccome un ricovero in terapia intensiva oggi di un cinquantenne o di un quarantenne costa tra i 50 e i 70 mila euro, è evidente che la politica dovrà fare una scelta che è anche una scelta economica. 15 euro di un vaccino contro 70 mila euro di ricovero? Bene, forse varrebbe la pena pensare a un obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti o per alcune età. Io personalmente sarei per l'obbligo vaccinale per tutti quelli che hanno più di 40 anni, ma è una mia idea da medico, ma perché io vorrei avere il mio reparto vuoto dei Covid e visto che ho la possibilità di avercelo grazie al vaccino, non vedo perché non si debba sfruttare questa possibilità. Andiamo a vedere il dato delle vaccinazioni in Italia, aggiornato a questa mattina alle 6.11, e quindi il dato definitivo delle vaccinazioni effettuate ieri, che hanno permesso di superare la soglia dei 74 milioni e mezzo di vaccini somministrati per un totale di quasi 36 milioni di italiani completamente vaccinati, per una percentuale pari al 66,56% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. La situazione nelle varie regioni, andiamo a vedere quelle che a noi interessano maggiormente, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. In Friuli Venezia Giulia siamo al di sotto del 90%, 88,9 di utilizzo delle dosi rispetto a quelle ricevute. Andiamo a vedere il Friuli Venezia Giulia, dove il Veneto, chiedo scusa, dove le dosi sono state somministrate per il 92,4% rispetto a quelle ricevute. Il Veneto è al di sopra della media nazionale che si attesta al 91,7%, il Friuli Venezia Giulia ha un paio di punti percentuali da recuperare, ma queste sono percentuali che variano molto rapidamente di giorno in giorno a seconda delle prenotazioni, a seconda anche dell'arrivo di nuove dosi nelle varie regioni, dunque non c'è assolutamente da preoccuparsi per quanto riguarda la vaccinazione nella nostra regione, che sta andando bene e ce lo dicono anche i dati ospedalieri che rimangono sotto controllo. Siamo al 5% di occupazione della terapia intensiva, prima del 10% non scatta nessuna soglia d'allarme e siamo molto lontani da quella soglia. Invece c'è appena entrata la Sicilia, ma questo è un altro discorso che riguarderà il monitoraggio, la bozza di monitoraggio che domani inizierà a fornire i dati al Ministero della Salute per poi prendere delle decisioni. La Sicilia è fortemente indiziata di dover passare alla colorazione gialla a partire da lunedì. Ma rimaniamo ancora sul fronte del Covid, ma in questo caso però parliamo di altro. Perché? Perché ieri sera il professor Mauro Ferrari è stato ospite degli speciali del TG collegato da San Francisco, lo scienziato, ricercatore specializzato nella ricerca di nuove tecnologie, le cosiddette nanomedicine che hanno fatto parte anche di progetti per la realizzazione dei vaccini che conosciamo adesso, per esempio quelli ad mRNA. Ieri Mauro Ferrari
in esclusiva a Udinese TV ha rivelato un progetto che potrebbe interessare presto la nostra regione, potrebbero nascere delle opportunità di lavoro interessanti in Friuli nel campo dell'industria farmaceutica e della ricerca. Sentiamo. Su cosa stai lavorando tu, che sei un esperto delle nanomedicine e quindi che in qualche modo riguardano anche le nuove tecnologie sulle quali sono stati sviluppati i vaccini? Sto lavorando su un progetto sul quale non posso dare troppi dettagli ancora, perché ancora non è ancora ufficiale, se vogliamo, e sto cercando di portare uno stabilimento di produzione di una serie di farmaci nuovi che sviluppa una delle aziende con le quali lavoro, no? Portare questo stabilimento in Friuli, in creare un ente produttivo di una delle aziende principali e più innovative, credo, nel mondo farmaceutico, a portare uno stabilimento in Italia, ma io spero veramente in Friuli. Quindi questa è una cosa alla quale terrei moltissimo, perché nella vita tante cose ho avuto il privilegio e la buona fortuna di poter fare. Una cosa che non mi è mai riuscita è stata quella di creare posti di lavoro. Ne ho creati a migliaia in Texas, in California, da altre parti degli Stati Uniti, ma purtroppo mai in Friuli o in Italia in generale. Spero che questo momento qui sia finalmente arrivato. Ancora non posso dire, però sono veramente contento degli sviluppi iniziali di questa iniziativa. E ne sapremo qualcosa quanto prima e saremo sul pezzo, come si suol dire, con il professor Ferrari per capire di che cosa si tratterà, nello specifico quando sarà il momento e quali prospettive possono aprirsi per la nostra regione. La solidarietà, la generosità del tessuto economico del territorio è importante per migliorare la sanità del territorio, per donare apparecchiature, per rendere sempre più completo il servizio di assistenza, di diagnostica ai pazienti. In questo caso parliamo della nostra regione, della nostra città. Ci colleghiamo con Francesca Santoro perché proprio questa mattina è stata presentata una iniziativa che va in questa direzione. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Francesco, siamo in ospedale dove si è appena conclusa la cerimonia di donazione di un ecografo di ultima generazione donato alla clinica pediatrica dell'ospedale appunto da parte del gruppo Danieli. Un'apparecchiatura importante, era presente anche il vice governatore Riccardi che ha fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale, sottolineando come dai giovani stia arrivando un esempio che dovrebbe essere seguito anche da parte di coloro che hanno qualche anno in più. Vediamo l'intervista. Campagna vaccinale, lei ha detto un buon segnale sta arrivando dai giovani, un esempio? Sì, vediamo che la fascia della popolazione scolastica sta crescendo più velocemente rispetto alle altre fasce. Bisogna dire che l'adesione è stata successiva, però insomma, il 53% delle persone nell'età scolastica che ha scelto di vaccinarsi è un segnale importante. Poi vediamo che i giovani a volte sono più determinati dei genitori al fare questa scelta e quindi diciamo, è un elemento di sfiducia, è un elemento di speranza. I nostri giovani presentano, ci insegnano cosa significa essere responsabili non solo per se stessi ma anche per la nostra comunità, perché il vaccino è una risposta che riguarda l'intera comunità e quindi è un atto di responsabilità sociale. Vi preoccupa il fenomeno che si sta segnalando in questo periodo di coloro che non vogliono vaccinarsi, chiedono ai medici di base di avere dei certificati che forzando un po' le cose attestino che non possono fare il vaccino? Questo è purtroppo il comportamento di qualche irresponsabile, però il medico fa il suo lavoro e quindi nel momento in cui firma un certificato è evidente che quel certificato è compatibile con quelle che sono le disposizioni vigenti, quindi non sono preoccupato del lavoro dei medici che fanno il loro lavoro, sono un po' preoccupato di quella scarsa responsabilità che a volte qualcuno presenta e presenta anche in modo, chiamiamolo così, educatamente inappropriato. Venendo oggi una cerimonia importante all'ospedale di Udine, un nuovo dispositivo, un'apparecchiatura che proietta l'ospedale di Udine sempre più verso l'intelligenza artificiale. È sicuramente un elemento di innovazione importante, soprattutto la capacità della diagnosi, della velocità e della puntualità della diagnosi per la clinica pediatrica, che affronta un altro grande tema che è quello dei bambini, quindi l'altro tema che
ovviamente è uscito oggi il tema della natalità, strumenti di questo genere, certezze sempre maggiori in termini di diagnosi consentono anche alle persone di sapere di avere un sistema sicuro che li può curare. Un ecografo quindi di ultima generazione è importante per l'ospedale di Udine, quello che è stato donato dal gruppo Danieli. A spiegarne le caratteristiche, il fatto che apra le porte all'intelligenza artificiale, è stata la responsabile della clinica pediatrica Paola Cogo. Vediamo l'intervista e poi linea allo studio. Una nuova importante dotazione per la clinica pediatrica dell'ospedale di Udine. Di cosa si tratta? Si tratta di un ecografo che è dedicato ai bambini e quindi è dotato di 4 sonde specifiche che studiano i vari organi dei bambini e come funzionano questi organi. Una sonda studia prevalentemente il polmone, le articolazioni, i muscoli. Una sonda è dedicata esclusivamente al cuore e non solo a come è fatto il cuore, ma anche a come funziona, quindi che forza ha contrattile, che forza ha per pompare il sangue in giro per il circolo, insomma per tutto il corpo. Una sonda invece che studia tutti gli organi addominali, e quindi il fegato, la milza, l'intestino, i reni, la vescica. E un'ultima sonda molto importante che serve invece per localizzare specificamente i piccoli vasi del bambino, i vasi venosi e arteriosi, e che ci servono per fare i prelievi di sangue, per fare le terapie infusive endovenose. Allora chiaramente localizzare questi vasi con questi vasi arteriosi o venosi con estrema precisione ci consente di fare una puntura molto, molto precisa per prelevare il sangue, per fare le terapie, e quindi ci consente anche di trattare il bambino con meno dolore possibile e con meno stress possibile. E il controllo del dolore è importantissimo oggi in medicina, ma prevalentemente naturalmente per i bimbi. È un'apparecchiatura all'avanguardia dal punto di vista tecnologico? Sì, è un'apparecchiatura all'avanguardia perché è un'apparecchiatura che ci consente di fare la medicina di precisione, come le ho detto adesso, cioè questo strumento ci dà qualcosa in più rispetto a quello che noi riusciamo a capire con il nostro esame obiettivo, con il nostro fonendoscopio, perché guarda all'interno del bambino i vari organi, quindi con più precisione ci dice lo stato e la funzionalità dei vari organi. È uno strumento anche innovativo perché ci consente, grazie a dei software particolari e molto innovativi che sono stati messi appositamente in questa macchina, di aprire le porte verso l'intelligenza artificiale, che è la nuova forma di medicina, quella che verrà nei prossimi anni sicuramente, che ci consente di immagazzinare, diciamo, in maniera precisa tutte le informazioni che noi raccogliamo da questi esami, di poterle utilizzare o per confrontarle sullo stesso bimbo e quindi per capire se è guarito o no, oppure per utilizzarle per altri bambini che stanno male e per creare come degli algoritmi di calcolo per cui la macchina stessa ci può suggerire che cos'ha un altro bambino perché ha gli stessi sintomi del bambino che noi abbiamo studiato 6 mesi prima. E parliamo adesso di turismo. Ad Udine il turismo è soprattutto quello della ciclovia, in particolare in questo periodo, che permette di attraversare la città, di attraversare il Friuli. In tanti stanno usufruendo di questa buona e bella opportunità. Questa mattina Francesca Santoro ha intervistato alcuni cicloturisti e non solo in giro per il centro. Sentiamo. Da dove venite quindi? We come from Austria. Where are you going? We go to Grado and afterwards to Trieste. On bike. On bike, okay. By bike, by bike, yes. In bicicletta. Do you like Friuli? Sì, molto. Are you following Alpe Adria? We started in Villach and now go to Trieste. Posso chiederle da dove viene? Da Como. Come mai a Udine? Conosce qualcuno, qualche amico? Sì, sono venuta a trovare un'amica. Le piace Udine e il Friuli? Sì, molto bello, lo sto conoscendo adesso. Dove andrà dopo Udine? Penso di fare, perché sono in moto, scendo verso, vado verso la Valtellina. Prima volta che viene in Friuli? Sì. Buongiorno, ciao, siete ciao, turisti? Buongiorno. Sì, oddio. Da dove venite? Veniamo dalla provincia di Padova. State seguendo la ciclovia Alpe Adria? Sì, confermo, stiamo facendo la ciclovia, sì. Siamo quasi alla fine perché oggi facciamo da Udine a Grado.
Com'è questa esperienza? Bella questa ciclovia? Molto bella, ben organizzata sicuramente. E anche il tracciato è veramente accessibile a tutti. Prima volta che passate in Friuli a Udine? Prima volta. Che impressione avete? È una bellissima città, è molto pulita, è perfetta per noi turisti, insomma. Da dove venite? Da Forlì. Come mai Udine? Siamo qua perché stanno giocando la Coppa dei Campioni di softball. Coach Giulio Brusa. A Butrio, giusto siete? Sì, esatto, a Butrio. Quindi avete anche un po' di tempo per fare i turisti? Solo stamattina un paio d'ore, ma alle 11:30 dobbiamo già essere in albergo per mangiare, che dopo dobbiamo andare a fare una partita. Cosa ne pensa di Udine e del Friuli? Beh, io ci ero già stato diverse volte in Friuli, e anche a Udine, è una bella città, mi sembra molto bella, insomma. Una buona impressione anche per lei? Io prima volta, buonissima impressione, la città mi piace molto, adesso stiamo facendo un pochino i turisti, come dicevamo, e ho anche degli amici che sono proprio di Udine, persone bravissime, quindi sono contento. Non potevamo andare all'estero, abbiamo deciso una meta in Italia che non abbiamo ancora visitato, quindi siamo ricaduti su Friuli, in parte anche sulla Slovenia, sulla Croazia. Dove andrete dopo Udine? A Trieste, poi a Grado e poi, se abbiamo la possibilità, anche in Slovenia e in parte anche in Croazia. Da dove viene? Da Monfalcone. Come mai a Udine adesso a fare un giretto? Per mostrare a mia moglie, che non è italiana, farle conoscere un po' la città. Cosa ne pensa? Sua moglie le piace? Sì, è entusiasta. Abbiamo prima studiato su internet tutti i particolari e adesso visitiamo i posti. Dopo Udine dove andrete? Ma poi penso che ritorniamo a casa, ma poi abbiamo intenzione di visitare altre città. Ma abitate a Monfalcone? Sì, sì. State facendo un giro per Udine? Sì. Prima volta in Friuli? No, sono venuto almeno 2 o 3 volte a Udine. Vi piace? Sì, molto bella. Che piazza. Stavo notando che infatti è una città molto nobile. Da dove venite? Io da Ancona. Lei è di qui. Una trama musicale ispirata, profonda e complessa, è quella che il maestro Angelo Branduardi ha messo letteralmente a disposizione del pubblico del Castello di Udine nel concerto andato in scena ieri sera. Per il calendario di Udine Estate, la sorpresa finale per il pubblico friulano, il maestro Branduardi l'ha riservata alla fine, intonando in perfetta lingua friulana una ballata popolare del 1500. Sentiamo. Carazzule, marazzule, le lusigne, le cracule, le picciule, sinicciule di polvare, sitacule, lo scarazzule, marazzule, con la rucule, la cocule, le fantate, e un trapule, il fantato, un trapolo. Adesso la pagina sportiva con Lorenzo Paussa dall'esterno della Dacia Arena per le ultimissime in casa bianconera. A te la linea. Eccoci Francesco, una buona giornata a te e a tutti i nostri telespettatori qui dall'esterno della Dacia Arena. Ormai siamo arrivati agli sgoccioli prima dell'inizio del campionato, dove l'Udinese è pronta a tuffarsi affrontando subito la Juventus, che farà visita qui alla Dacia Arena domenica alle 18:30. L'Udinese questa mattina ha svolto un nuovo allenamento tecnico-tattico, come potete vedere anche dalle immagini, con la squadra divisa in 2 gruppi 11 contro 11 agli ordini di mister Gotti, affinato quindi questi ultimi aspetti per andare ad affrontare poi la squadra di Allegri appunto questa domenica. Ieri invece c'è stato spazio per l'amichevole contro il Legnago, terminata per 4-1 a favore dei bianconeri, e ci sono state delle buone risposte, in particolare da Gerard Ulofeu, che ha giocato il primo tempo e che
è stato protagonista in fase offensiva, arrivando anche vicino al gol, mostrando insomma che la sua condizione è in continua crescita. Può esserci quindi la possibilità di vederlo in campo contro la Juve, in attesa che raggiunga a tutti gli effetti il top della forma. Ci sarà bisogno di lui in questa stagione, dopo che nella scorsa i lampi del vero Deulofeu causa infortuni sono stati veramente pochi. Ma rimanendo sempre sul tema degli attaccanti, è in arrivo un nuovo rinforzo dal mercato, perché in queste ore si parla di trattativa in addirittura d'arrivo per Isaac Success del Watford. Si muove qualcosa quindi in casa udinese con il club bianconero, che continua a sondare altri profili sempre per il reparto offensivo. Piacciono a Lario, ma anche il Ciolito Simeone, figlio di quel Simeone allenatore dell'Atletico Madrid, che quest'anno potrà contare su Rodrigo De Paul. E poi ovviamente si cercano dei nuovi innesti anche negli altri reparti, in particolare in difesa, dove si può profilare uno scambio con il Torino, uno scambio Becao Lianco. Ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime ore, vi daremo aggiornamenti su tutti questi sviluppi. Mentre i bianconeri continuano la loro preparazione dopo essersi allenati, come detto, questa mattina, continueranno a farlo anche domani, sempre in orario mattutino, e poi sabato ci sarà invece la consueta rifinitura e spazio anche per le parole del mister in conferenza stampa. Questi dunque gli aggiornamenti della Dacia Arena. Francesco, e la linea che può tornare allo studio. Grazie Lorenzo. Adesso i consigli per la visione del nostro canale oggi: i telegiornali sempre in diretta, il pomeriggio calcio in diretta alle 17.30 per seguire anche le fasi di allenamento della squadra, alle 19 ancora il TG, quello della sera, l'edizione principale del nostro canale, si chiude con l'informazione alle 22.30, prima però alle 21, prima serata dedicata al varietà con il quiz, a tutto quiz, quinta edizione 5.0 Discovering Nord-Est, la trasmissione condotta da Massimo Campazzo e Alice Mattelloni per tenervi compagnia questa sera in prima serata su Udinese TV. Adesso le previsioni del tempo con Trebi Meteo. Io vi do appuntamento alle 16 con la prossima edizione del telegiornale in diretta su Udinese TV. Buon proseguimento di giornata, buon pranzo. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV. Alta pressione giovedì sul Friuli Venezia Giulia, ne consegue una giornata con tempo stabile e ampiamente soleggiato ovunque. Il tutto in un contesto climatico caldo ma decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti, grazie a correnti settentrionali più fresche dal nord Europa. Osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Situazione meteorologica tranquilla con estesi rasserenamenti. Caldo nella norma, toccheremo picchi di 29-30 gradi all'ombra. Clima un pochino più freschino al mattino e anche nella notte. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste. Come anticipavo, tempo stabile, soleggiato ovunque, le temperature massime saranno prossime ai 29-30 gradi e in assenza di afa. È tutto, ma per avere maggiori dettagli sulle vostre località scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.